potente antiossidante, ricco di fibre e sali minerali, grazie inoltre alla cinarina in esso contenuta, al carciofo e tra i prodotti invernali che aiutano il fegato a rigenerarsi e ad alleviare i danni che gli abbiamo più o meno volutamente provocato. Carnoso e succulento è però un prodotto che richiede, prima di essere consumato, un po' di lavoro. Per prima cosa vanno eliminate le foglie esterne. Vi consiglio un paio di guanti in lattice o di sfregarvi le mani con il succo di un limone per evitare che vi diventino nere. Poi eliminate la parte esterna del gambo con un coltellino o con un pelapatate. La cosa importante è non tagliare il gambo, che è la parte forse più buona di tutto il carciofo. Se proprio volete, accorciatelo un po' per farlo entrare nella padella, anche perché la parte finale del gambo rimarrà troppo fibrosa per poter essere mangiata. Dividete il gambo con un coltellino e, una volta arrivati al cuore del carciofo, apritelo in due con un coltello un po' più robusto. Eliminate la barba del carciofo e controllate che le foglioline interne non abbiano spine, e nel caso eliminatele. Questo è un carciofo spinoso sardo e le aveva. Altre qualità ne hanno meno, ma controllate sempre. Mondato il carciofo, per evitare che si annerisca, perdendo il suo bellissimo colore verde-giallo, dobbiamo metterlo a bagno in acqua acidulata con il succo di uno o due limoni a seconda di quanti carciofi abbiamo fatto. Adesso, con i carciofi così preparati, possiamo scegliere se farli crudi o cotti, o farli entrambi per una cena tutta a base di carciofo. Per l'insalata cruda di carciofi, asciugate il carciofo dall'acqua acidulata per non inzuppare il tagliere e poi tagliatelo a fettine sottili. Tagliate anche i primi centimetri del gambo o comunque fino a che lo sentite tenero. Nel dubbio assaggiatelo prima di metterlo. Mettete in una ciotola da portata e date un po' di acidità sempre con il limone. Abbondante olio d'oliva e abbondantissimo parmigiano a scaglie. Mescolate, lasciate riposare, fate assorbire i sapori al carciofo e poi servite. Se invece non siete amanti del crudo, i carciofi in padella sono facilissimi da fare e gustosissimi. Iniziate solo con l'olio d'oliva. Alzate la fiamma del fornello e scottate i carciofi con un pizzico di sale grosso. Dopo un paio di minuti abbassate la fiamma e coprite la padella. Fate un trito di aglio e prezzemolo e aggiungetelo ai carciofi. Non l'ho aggiunto subito con l'olio per non farlo bruciare. I carciofi cuoceranno ancora 20 minuti e saranno sufficienti a cuocere l'aglio e ad insaporire il piatto. Finite la cottura con del brodo ottenuto facendo bollire gli scarti del carciofo o semplicemente con dell'acqua tiepida. Dopo circa 20 minuti i carciofi saranno pronti, infilzateli con la forchetta per verificare che il grado di cottura sia quello che volete voi, dovranno essere morbidissimi. Aggiungete altro prezzemolo fresco tritato e, se lo gradite, anche del peperoncino secco, o perlomeno abbondante pepe macinato. Scegliete la preparazione che più vi è piaciuta e, come sempre, buon appetito e buon divertimento, e vi aspetto giovedì prossimo con un nuovo video. Ciao!